Anche noi avevamo proposto di inserire all'inizio del nostro percorso politico di utilizzare il Tribunale come una cittadella degli uffici, però questo va costruito nel tempo e bisogna avere l'assoluta certezza che il Tribunale a Sala non torni più. Nel frattempo mancano una serie di elementi per riuscire a capire a livello pratico se ci sono innanzitutto degli accordi formali scritti con l'ASL, perché mettere a disposizione una struttura e magari l'ASL non è disponibile ad entrare non ha senso. Che tipo di struttura serve, quanto spazio serve all'ASL e vedere nel patrimonio di Sala Consilina se c'è un'alternativa possibile. Cioè, noi contestiamo un metodo, che è il metodo di costruzione di questo consiglio, un consiglio monotematico. Vuole in qualche modo il coinvolgimento dei cittadini, una grande partecipazione e una grande partecipazione anche nell'esattezza del dare informazioni. Noi come minoranza non le abbiamo queste informazioni. È strano che un comune come Sala non si possa dotare, non dico dello streaming, che poi per la verità abbiamo saputo che già da qualche anno, dal 2010, si era parlato di attivare questo servizio. Ma avevamo più semplicemente parlato di fare una videoregistrazione dei consigli e, visto che c'è un canale YouTube del comune, mettere lì a disposizione dei cittadini poi il consiglio con la registrazione integrale. Questo, sapendo delle difficoltà, non capiamo il motivo, ma noi insistiamo ogni volta, per ogni consiglio chiediamo la videoregistrazione, mettendo anche a disposizione i nostri mezzi se il comune non dovesse averne. Nel caso in cui il tribunale ritornasse nell'edificio, il distretto sanitario a quel punto dove andrebbe? Ho fotografato quella che è la situazione ad oggi, che è scaduto l'anno per i decreti correttivi e non è stato fatto alcun provvedimento. Quindi voglio chiarire, non è che io non grido, mi limito ad analizzare, a fotografare quella che è la situazione ad oggi. Nella stessa delibera che è stata abbozzata è previsto che il trasferimento del distretto è in via provvisoria, perché con il decreto di accelerazione della spesa noi contiamo di avere il finanziamento in poco tempo, in modo tale da dare anche una destinazione definitiva, ultimativa al distretto sanitario. Quindi anche in questo noi siamo stati previdenti, è una sistemazione provvisoria in attesa che venga finanziato quel progetto con il decreto di accelerazione della spesa, quindi non dovrebbe passare molto tempo, in modo tale che anche questa annusa questione di un'eventuale provvisorietà dell'allocazione possa essere definita in maniera ultimativa. Noi riteniamo che per il momento abbiamo trovato una soluzione provvisoria per evitare un danno all'intera collettività. In via subordinata abbiamo trovato anche una soluzione definitiva, perché come in altre opere con il decreto di accelerazione della spesa i finanziamenti vengono dati quasi in tempo reale, quindi comunque in tempi celeri, e quindi crediamo di aver dato una soluzione definitiva a questo problema.